Sono Filmer, sono seduto dietro a un bellissimo set Gretsch e sono qui nel quartiere generale Geva in Germania. Sono venuto a fare una visita e sono veramente entusiasta di essere qui. Non ho mai avuto il piacere di estrarre i tamburi Gretsch dal cartone, nel senso che il primo set che io ho acquistato oramai 20 anni fa, l'ho acquistato in un negozio ed era una USA Maple di colore blu, che ho ancora, che tra gli strumenti che amo di più, che suonava magnificamente e era esposta da un po' di tempo in quel negozio. Io me ne innamorai e l'ho provata e poi me la sono portata a casa. Allora, la caratteristica principale di Gretsch per me è che il suono ha una personalità molto forte a prescindere dal genere in cui viene collocato. Cioè, il suono Gretsch è un classico, un po' come, non lo so, un'opera d'arte o come una bella canzone, è un evergreen. Cioè, in qualsiasi ambito, in qualsiasi epoca in cui Gretsch è stata suonata, comunque mantiene uno standard altissimo di qualità. Se io ascolto i più bei dischi jazz degli anni 50 e 60, trovo il suono Gretsch. Se ascolto dei dischi rock degli anni 70-80, comunque c'è il suono Gretsch. Attualmente è probabilmente lo strumento più utilizzato, più suonato sui dischi. Per cui, diciamo così, il grande valore di questo strumento è che ha una voce specifica che però si adatta benissimo a tutti gli stili, a tutte le epoche. Gli strumenti che vengono prodotti adesso, tra 20, 30, 40 anni, saranno dei classici come oggigiorno lo sono gli strumenti che sono stati prodotti negli anni 60 e 70. Quindi questo è il nuovo vintage del futuro, diciamo.